facendo parlare della loro sparina della cosa della voce. Sì, perché ovviamente. Allora, salve ragazzi, qui del 38 sono col mio amico Dictator e giochiamo Phasmophobia. E il mio amico non mi sente, credo, non lo so. Vediamo, da un pezzo non porta Phasmophobia. È un bel gioco comunque. Sfizioso, sfizioso. Spero che lo aggiorneranno il più presto possibile con altri contenuti e cose ignorantissime. Anche noi. Nuove razze di entità misteriose, pericolose, terrificanti. Bene, quindi staremo a vedere. Anche se in teoria potrei prendere qualcuno di interessante, un libro che fa vedere un po' di entità, e ci sta lo Yurei e l'Oni, molto interessanti, molto interessanti. Vabbè, con calma, mo giochiamo, c'è la carica qui. Che si carica e ritardo, si carica il caricamento grande. Giochi di parole schifosissime. Allora, siamo qui. Io sono al 100%, sono in rosso. Punto interrogativo, quindi deve ancora collegarsi. Oh mio Dio, Maronna. Ah, sfugge, bello questo obiettivo, sfugge una caccia, la, senza morire, mi fa piacere. Guarda che sono più di volte. Cosa aspetta? Sfugge dalla, aspetta, dal fantasma durante la fase di caccia senza... Maronna. Sono pazzi. Evita che il fantasma inizi la caccia utilizzando un crocifisso. Pure, cioè, qua fa capire che il fantasma è aggressivo, molto aggressivo a questo punto. Perché missione del genere dimostra solo questo. Penso proprio di sì, secondo me sta incazzato perché noi mettiamo piede qua dentro. Va bene. Sta nel sottoscala il fondatore. Vabbè, lo vado ad accendere. Va bene, fu così che viene inculato il mio caro amico. Prova. E te l'avevo detto. Solo che mi... aspetta. Ah, ecco come si accende la luce. I tasti me li sono scordati tutti. Ok. Ma io per questo ti avevo proposto Maronna, il rumore delle porte. Allora vado io giù. Tanto non accendere, tanto la luce non c'è. Io odio questi giochi comunque. Ah, acceso. Ho visto. Ti ho ucciso qualche luce che sennò... Ok, credo che forse sta giù comunque in cucina, secondo me ti ha seguito, guarda qua, c'è il rumore in cucina. Però il problema è, mi ha seguito o sta là? Io credo che sta in cucina, perché sta facendo un rumore. Il rumore però viene rilevato nel bagno e sulle scale. Vuol dire che mi ha seguito a me e ha spento la luce giù? No, cucina, guarda cucina, guarda cucina. Ok, allora vediamo cosa c'è in cucina. Allora, visto crocifisso e... No, vediamo prima dove sta. Crocifisso e sensore di movimento.
Ok, io vado con la cosa raffreddata. Io vado col coso freddo qua. Azzo, già 8. 9. 8. Tu l'hai messo. Appicciata la luce che sta qui, bro. Tutto il corridoio, bro. Sì, decisamente. Dieci. Accendi questa luce, per favore. Meno 5, meno 5, però ci è passato davanti praticamente. Aspetta, sai dove sta? Te lo dico io. Aspetta, guarda, mo metto uno scherzo qua, metto il coso qui. No, ma mo faremo un po' di luci qua, bro. Spegniamo qualche luce, andiamo. Guarda quanto è alta la cucina, bro. No, ma mo mettiamo tre sensori. Mo piglio un altro, io questo, e prendo un'altra videocamera. Perché siccome sta tra il corridoio, bro, e il salotto e in cucina. Guarda quanto sei basso, bro, a 59, a 75, ti ha preso di mira. Aspetta, bro, usciamo subito. Ah, perché è area di congelamento. Sta tra la cucina e il bagno, perché mi è passato prima a meno 5 un'altra volta. Eccolo, te l'avevo detto io. Bagno, cucina. Quindi vuol dire che devo cambiare la direzione del bagno, della cucina, del movimento. Ok, Ok. però la lampeggia solo nel bagno. Quindi andiamo a mettere sto crocifisso nel bagno e poi fa la telecamera, perché As qua sì, o aspetta. cambi quella. No, cambio quella e mi serve un'altra videocamera. E mi serve un sensore di movimento. Perché questo è Quindi molto altro un po' furba. ci ci vado a mettere Sì. Cacca la porta! Mi so cacca. Sì, dopo aspetta, bro. Sì, no, è freeze, bro. Abbiamo la freeze e ha scritto. Appicciata la luce.
un demone e uno durei, che bello. Sì, ma l'avevo capito, ecco che l'hanno fatto aggressivo. L'avevo capito già. Vediamo un po' cosa ci conviene andare a cercare. Aspetta. Allora, aspetta un secondo, fammi mettere prima libro spiritico e congelamento. Demone o Yurei? O c'ha le sfere di luce o parma. E allora devo controllare qua le sfere di luce. Però ha acceso quella cacchio di luce. Probabilmente stanno in bagno. Sta in bagno. No, le sfere di luce, dico. Dobbiamo andare a fare un attimo la foto. Ci teniamo pure di rilevare l'MF come missione. Almeno quella la facciamo. Allora facciamo così. Siamo a 76. Mi drogherei. Perfetto. Macchina fotografica. Ok. Sì, perché ha fatto la cosa sul libro. Esatto. Allora, la mia idea è... Aspetta, fammi vedere se parlava da solo o bisogna nascondere. Se come si deve scoprire? Come si chiama poi? Si chiama Nancy. Bisogna scoprire se parla tutto da solo. Vabbè, tu attivalo all'interno. No, dovevo chiudere la porta qui, bro. Prova così. Ok, bro, allora... stammi compagnia che devo mettere la foto, eh. Aia, la porta, non t'azzardare. Ok, possiamo andare, via. Okay. Potrebbe essere un Yurei comunque. Ok. Le gambe ci dirà tutto. È tutto un po' quella delle gambe. Se no devo andare a andare io da solo a vedere se riesce a rispondere. Orb! Ok, Yurei. Vicino alla porta. Vicino alla porta, ok. Orb, se vedi. Comunque ho fatto due foto e mi ha dato interazione. Secondo me con l'interazione l'hai vista di sfuggito. No, l'FM. Quando ho fatto l'FM ho fatto la foto. Quindi credo che è riferita all'FM. E poi 3 stelle per il libro. Ok, vabbè, il libro. Ok, chiudo, tanto con le altre due non è. Sì, chi li fa? Solo un pazzo li fa ste cose. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, grande.